Buongiorno e buona giornata e buon fine e buon inizio di fine settimana a voi tutti, cari amici. Bene, come vedete, bello, che bello la spina, lo shampoo è stato fatto, ora manca la barba tra qualche oretta. Faccio una premessa: innanzitutto ci siamo, finalmente siamo arrivati. Nella notte tra oggi e domani, domenica e lunedì, ci sarà WrestleMania, sarà trasmessa, ricordo, pre-registrata per la prima volta nella storia di WrestleMania e della WWE. Sky Sport Arena in Italia, mi dispiace un po' per me e per tutti gli altri abbonati sul digital, però. Comunque, almeno via satellitare per chi ha, diciamo, la doppietta, diciamo, connessione internet più fast web Sky, potrà vedersi da oggi fino almeno alla fine di aprile tutti gli eventi del recente passato della WWE, ovviamente con doppiaggio in italiano. Quindi, come si dice, una bella abbuffata o. Usiamo terra a terra, una bella trippata di wrestling. Vabbè, comunque, a parte questo, quindi le attese sono finite, ma adesso, come dice il titolo, facciamo la panoramica generale su WrestleMania 36, che, come ho detto, nei primi scampoli del video, è la prima volta nella storia della federazione che si terrà Performance Center senza pubblico, pre-registrata, quindi con i risultati che almeno sulla carta sono stati tutti non svelati, meno male. Però comunque ci sono già i risultati, però noi ovviamente li sapremo nel momento in cui andremo a vedere il pay per view, che ricordo sarà visibile sul WWE Network in lingua originale, anche se Vince McMahon almeno quest'anno non voleva affatto che lo showcase dell'Immortale si trasmettesse sul network. Ovviamente voleva portarlo su altre piattaforme per avere maggiori introiti economici e finanziari, ma questo non è una cosa, diciamo, che spetta a noi stabilire e decidere. Comunque, altre sul network, su Fight TV, su alcune applicazioni della Fox, in Italia su Sky Sport Calcio 6, ho detto anche Sky Sport Prima Fila. Dove praticamente ci sarà, a partire dalla 1 della notte tra oggi e domani, domenica e lunedì, appunto, con il commento in italiano, presumibilmente credo del Godzilla Luca Franchina, del Salvatore e del padrino Salvatore Torrisi. Poi non so se ci saranno. Se si riusciranno a registrare anche degli interventi in corso d'opera del bardo Michele Posa, che forzatamente già da un mesetto a questa parte è appunto a casa sua, nella sua città natale a Lecco, mentre come sapete la redazione di Sky a Milano, quindi non potendosi spostare per causa forza maggiore, deve rimanere a casa il nostro caro amico Michele. Bene, dopo questo inizio, saluto iniziale, preambolo, diamo il via alla carrellata di match. E più che altro a un mio pensiero su quello che spero di vedere. Qui dalla fonte Wikipedia il primo match mi dà Rhea Ripley contro Charlotte Flair, match singolo per il massimo titolo di NXT. Io credo sicuramente che per Charlotte Flair sia una grande occasione, però è un'altrettanta grande occasione anche per Rhea Ripley che cercherà di. Come dire, di sfondare questa possibilità e quindi
perché se Rhea Ripley dovesse vincere, comunque entra di diritto nella storia. Che nel primo match con la massima cintura di NXT a WrestleMania è la prima vincitrice di un incontro di questo tipo, e peraltro lei è la campionessa. Il secondo match che mi viene dato è Brock Lesnar contro Drew McIntyre per il massimo titolo WWE. Io me ne ero un po' scordato, come ascoltando alcuni programmi di vari YouTuber in Italia di wrestling. Giustamente dicono Brock Lesnar, però negli ultimi anni, l'anno scorso, non so se anche 2 anni fa, ha sempre perso a WrestleMania. Questo, diciamo, sì, ci potrebbe essere anche la possibilità del successo difesa titolata di Brock Lesnar, però io credo che dopo tanti e tanti anni di gavetta e di duro lavoro, sangue e sudore, scusate se dico questo, penso che Drew McIntyre, insomma, ha tutte le carte in tavola per battere Brock Lesnar, anche se, tornando un attimo a Brock Lesnar, ci tengo a dire come la bestia incarnata, diciamo, in quest'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, comunque si è fatto vedere di più. Noi ci siamo sempre lamentati di Lesnar come uno che non voglia mai combattere, invece, o apparire. Invece, direi che, diciamo, questa cosa sta scomparendo man mano nel tempo. Poi, match finalmente ufficializzato, sostituto di Goldberg sarà Braun Strowman. Ovviamente facendo tenere la cintura del titolo universale a Goldberg vuol dire continuare ad affidare la cintura sicuramente a un atleta di esperienza, che però, vista anche l'età anagrafica non più così giovane, potrebbe avere qualche problema, soprattutto fisico. Quindi, dall'altra parte c'è un Braun Strowman che ha avuto diverse opportunità titolate, a parte il regno direi abbastanza anonimo da campione intercontinentale. Comunque, spero che sfrutti questa possibilità Braun Strowman, perché un massimo titolo se lo merita davvero. Poi, Becky Lynch contro Shayna Baszler. Beh, qui sicuramente c'è da parlare tantissimo. Infatti la Shayna Baszler, dopo credo sia stata campionessa per un anno, mi pare, di NXT, forse poco più di un anno, con la massima cintura femminile di NXT, cosa che è successa anche per Becky Lynch, ma con la cintura di Raw. Qui davvero può accadere di tutto, certo sulla carta un po' sembrerebbe in automatico il passaggio dalla cintura da Becky Lynch a Shayna Baszler, staremo a vedere. John Cena vs The Fiend Bray Wyatt in un Firefly Funhouse, match abbastanza insolito sugli schermi della WWE, staremo a vedere cosa ci prepareranno le addette ai lavori, cosa ci avranno preparato le addette ai lavori. E beh, io c'è qui un pronostico che c'è difficilissimo. Sicuramente Bray Wyatt si vorrà vendicare della sconfitta di 6 anni fa a WrestleMania ai danni proprio del re della C Nation John Cena. Comunque vedremo un po'. Poi Bayley contro Lacey Evans, contro Naomi, contro Sasha Banks, contro Tamina in un Fatal 5-Way Elimination Match per il massimo titolo femminile di SmackDown detenuto da Bayley. Beh, qui ci sono tante alternative. Ovviamente la prima sicuramente è Sasha Banks, ma io dico occhio anche soprattutto a Tamina, che nelle ultime 2 o 3 settimane si è fatta vedere molto,
molto bene, quindi la federazione potrebbe regalarci molte sorprese. O magari dare uno slancio definitivo a Sasha Banks, portando poi in un tempo futuro ad un match unico nel main roster tra Sasha Banks e Bayley, in quanto sappiamo tutti, tra le due si sono già affrontate sia in singolo che in match multi atlete a NXT. The Undertaker contro AJ Styles in un Boneyard match, anche questa stipulazione tutta nuova in casa WWE, si è parlato nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, di un possibile match allo stile Bare da Live match, ovvero vince chi copre il suo avversario di, come dire, di quella. Cioè, chi lo sotterra praticamente, scusate se dico così. Comunque, anche qui il pronostico è difficilissimo. Certo, se dovesse vincere AJ Styles sarebbe un colpaccio, però il becchino, l'imprenditore di pompe funebri Undertaker, penso non si farà scappare l'occasione. Poi Kevin Owens contro Seth Rollins, match singolo, finalmente i due si affronteranno, scenario più bello e importante non poteva essere che quello di WrestleMania, purtroppo a noi senza pubblico è già pre-registrato. Comunque anche qui secondo me quotazioni alla pari 50 e 50 e io sarei contento di qualsiasi risultato. Poi The Miz e John Morrison contro il New Day, Big E e Kofi Kingston con Xavier Woods contro gli Usos, Jey Uso e Jimmy Uso in un triple threat ladder match per i titoli mondiali di Coppa e di SmackDown. Beh, qui penso che. Oh, vabbè, New Day non credo. Ho un tentativo di ennesimo regno titolato degli Usos. Oppure si continua con The Miz e John Morrison. Poi gli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford contro Austin Theory e Angel Garza con Zelina Vega per i titoli mondiali di coppia. Dirò qui sicuramente hanno una ghiotta occasione Austin Theory e Angel Garza, ma la vedo molto difficile per loro due conquistare le cinture, anche perché gli Street Profits, insomma, cioè bisogna dare secondo me pur fiducia agli Street Profits. Aleister Black contro Bobby Lashley con Lana, qui match secondo me dove cioè non c'è stata storyline, non c'è una storia dietro, quindi insomma a questo punto che devo dire? Che vinca uno, che vinca l'altro mi va bene lo stesso. Poi Elias King Corbin. E qui sicuramente una bella vittoria di Corbin farebbe lievitare un po' le possibilità di ruolo di rilievo in quel di SmackDown, però sarebbe anche bello vedere trionfare Elias, staremo a vedere. Edge contro Randy Orton, Last Man Standing Match, questa e a dir poco rivalità proprio da brividi, nel senso che anche io come tanti non vedo l'ora di vedere questa sfida. Comunque, risultato anche qui aperto a tutti i pronostici. Beh, la logica dice che essendo tornato dopo quasi 10 anni, Edge dovrebbe fare di tutto per vincere. Comunque staremo a vedere cosa farà Edge per provare a vincere e soprattutto cosa farà Randy Orton se vorrà sopraffare la Superstar Vita dei minori, la rete Superstar Edge.
Poi Sami Zayn con Cesaro e Nakamura contro Daniel Bryan con Drew Gulak, match 1 contro 1 per il titolo intercontinentale. Io dico qui, se vogliamo dare costanza al titolo intercontinentale conquistato nel 3 contro 1 contro Strowman da parte di Sami Zayn, bisogna far vincere il caro Sami, altrimenti si punta ad un regno titolato di Daniel Bryan, anche se ricorda, ha detto che tra non molto si dedicherà si dedicherà praticamente alla famiglia, perché lui e Brie Bella, e soprattutto Brie Bella, diciamo così, sono in attesa del secondo genito, del secondo bambino, quindi staremo a vedere. Poi le Kabuki Warriors, Asuka e Kairi Sane contro Alexa Bliss e Nikki Cross per le cinture mondiali di coppia femminili. Qui in molti si rumoreggia anche un possibile finalmente conquista delle cinture di coppia di Alexa Bliss e Nikki Cross. Ci potrebbe anche stare, visto che le Kabuki Warriors, comunque, secondo me, campionesse o non campionesse, sono sempre protagoniste. Poi chiudiamo questa lunga carrellata con il sedicesimo e ultimo match: Otis contro Dolph Ziggler con Mandy Rose in un match 1 contro 1, dove però stavo leggendo che praticamente nell'ultima puntata di SmackDown andata in onda nella notte passata c'è stato un risvolto importante in quanto si potrebbe creare anche una sorta di rivalità interna tra Sonya Deville e Mandy Rose. Comunque sarei contento io se vince Otis, però non me la prendo nemmeno se vince Dolph Ziggler. Poi ovviamente avevo letto che la federazione cercherà di dividere equamente, in maniera equilibrata, soprattutto i big match. Beh, per quanto riguarda il pre-show, che ricordo sarà in diretta sul canale YouTube della WWE nella notte tra oggi e domani, e domenica e lunedì allo scoccare della mezzanotte, credo dovrebbe durare solo un'oretta il pre-show. Beh, abbiamo alcuni match che potrebbero far parte del pre-show, come per esempio Aleister Black contro Bobby Lashley, o Elias contro King Corbin, o Otis contro Dolph Ziggler. Quindi io una top 3 dei possibili match del pre-show dico proprio Otis Ziggler, Elias contro King Corbin e Aleister Black contro Bobby Lashley, anche perché gli altri sono dei signori match. Bene, grazie a tutti. Vi invito a recuperare sul canale ufficiale YouTube della WWE la super live streaming di ieri dei 15 migliori match degli ultimi 15 anni di WrestleMania. Dura un po' troppo, quasi 6 ore. Vedetevela divisa in 2 o 3 giorni, insomma, fate voi. E noi metterò a breve, dopo il caricamento di questo video sul mio canale YouTube, metterò anche la speciale anteprima su Undertaker e Jesus, e sto preparando anche l'anteprima su The Fiend contro John Cena. Però ovviamente, come si dice, daremo la parola anche alle donne con Rhea Ripley contro Charlotte e Becky Lynch contro Shayna Baszler. Grazie a tutti, non perdetevi inoltre la diretta live Deluxe Television di oggi pomeriggio. Credo l'orario il solito tra le ore 18 e le ore 18:15. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.
Manteniamoci al tavolo e soprattutto restate a casa, non uscite solo per motivi strettamente essenziali e necessari, per comprare le medicine, per andare dal dottore, per fare la spesa e per andare a lavorare. Per ancora qualche altra attività lavorativa che viene svolta regolarmente. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!